Aggiungo inoltre che l'installazione, la regolazione e la manutenzione degli apparecchi in questione viene spesso gestita da ditte private pagate a cotte, ma che, in accordo con i comuni, hanno trasformato l'accertamento della violazione del codice della strada in un vero e proprio business, con gravi danni nei confronti della collettività, costretta a pagare ingiustamente migliaia di multe. Da non dimenticare, fra l'altro, un altro aspetto. Sono infatti numerosissimi i comuni che hanno tratti di strada extraurbana che diventano l'occasione per installare nuovi autovelox per coprire le spese correnti delle amministrazioni comunali ed evitare gli spareggi di bilancio. Pertanto, colleghi, Fratelli d'Italia voterà a favore della mozione a prima firma del collega Baldelli ed altri, nella speranza che finalmente si possa interrompere questo fenomeno che da anni esiste, attraverso un uso strategico della multa grazie al quale, per chiudere i bilanci, si fa sistematicamente ricorso a entrate straordinarie, che poi non si verificano, per finanziare la spesa corrente causando fra l'altro tutta una serie di ammanchi nelle case di moltissimi comuni. Grazie onorevole Nastri. È scritto a parlare il deputato Allasia. Prego, ne ha facoltà. Grazie signor Presidente. Onorevoli colleghi, le mozioni per come sono state poste riteniamo utile sostenerle, ma indubbiamente ne sosteniamo alcune in modo più favorevolmente, come la mozione Baldelli, quella che ha incominciato a generare la discussione su queste mozioni e un ripetersi di proposte da tutti i gruppi. Indubbiamente riteniamo opportuno che la manutenzione delle strade sia fatta in modo esemplare per evitare incidenti, perché come si è ricordato poc'anzi da cosa nasce questo sistema vessatorio e sanzionatorio per cercare di calmierare gli incidenti stradali, anche se ritengo e riteniamo che non sia solo una discriminante come parametro la velocità per evitare gli incidenti, perché ci deve essere anche una valutazione oggettiva sull'efficienza del mezzo, lo stato del mezzo, l'usura e tanti altri parametri che indubbiamente legislativamente è ben difficile poter parametrarli e utilizzarli. Però indubbiamente il sistema, come si è visto in questi ultimi anni, il sistema della regolazione automatica della velocità non sta avendo quegli effetti benefici che dovrebbe avere. Le mozioni indubbiamente pongono il tema economico e sosteniamo e riteniamo che i comuni, con metodo come è stato descritto dallo stesso mozione Baldelli, in modo subdolo i comuni utilizzano questi sistemi e stratagemmi, alle volte in modo volgarmente, diciamolo pure, meschino, camuffandoli con sistemi artificiali per evitare che si vedano. Dobbiamo essere onesti intellettualmente tutti, in cui diciamo che oltre 10 anni fa il Parlamento, soprattutto il gruppo della Lega Nord, allora aveva migliorato già il sistema per la rilevazione automatica della velocità, facendo in modo tale quello che già alcune mozioni hanno descritto e utilizzando, e facendo in modo tale che vengano utilizzati dai comuni e dalle società appaltatrici per l'utilizzo di questi dispositivi. Però indubbiamente bisogna far chiarezza, perché come parte legislativa dobbiamo essere a conoscenza del sistema che avviene nel nostro Paese, come è successo anche a Padova, in cui il sindaco di Padova, in cui mi onoro dell'amicizia con il sindaco Bitonci, ha annullato decine di migliaia di sanzioni proventi dagli autovelox, perché riteneva che non fossero congrui con l'effettiva velocità, perché il sistema non era corretto e non era soprattutto un sistema tarato. Perciò sulle mozioni abbiamo posto delle condizioni, come lo stesso governo con solerzia ha voluto puntualizzarli, alle volte riformulandole totalmente per evitare sbagli ulteriori, però indubbiamente dobbiamo essere concreti e non dobbiamo neanche scoraggiare gli automobilisti. Perciò dallo stesso tempo dobbiamo fare in modo che questi impegni vengano portati avanti, ci sia
la reale consistenza da parte delle amministrazioni comunali di utilizzo dei fondi, come prescrive già la legge nel codice della strada, questi fondi vengano utilizzati per il bene comune, non solo esclusivamente per calmierare e coprire i buchi economici e finanziari che i comuni stessi fanno, non solo esclusivamente per colpa loro, ma anche per colpa vostra, che dove indubbiamente questo governo negli ultimi anni ha tagliato ingenti somme. Perciò i comuni, non voglio dire capiamo le esigenze dei comuni, però indubbiamente non capiamo la vostra razza in cui non date la possibilità da parte di poter avere amministrazioni autonome economicamente, dall'altra parte continuate a tagliare i fondi. Perciò sulle mozioni Baldelli e Pili abbiamo un parere positivo, su tutte le altre negativo. Perciò questa è l'indicazione e il nostro parere su queste mozioni e la dichiarazione di voto su queste mozioni. Grazie. Grazie onorevole Allasia. È iscritta a parlare la deputata Oliaro, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Ma è indubbio che i sistemi di controllo automatici della velocità e di altre gravi infrazioni sono diventati, al pari di altri, strumenti irrinunciabili per determinare un generalizzato rispetto delle regole e una riduzione degli incidenti, come dimostra l'esperienza in altri Stati europei. In Italia abbiamo l'esperienza dei tutor utilizzati sulle nostre autostrade e per fortuna la conseguente diminuzione di incidenti autostradali dovuti all'eccessiva velocità. Purtroppo le statistiche dicono che le vittime, gli incidenti in Italia sono in aumento sulle nostre strade urbane e il tasso di incidentalità e di mortalità in Italia è il più elevato tra i grandi paesi europei.